Ciao ragazzi, ciao a tutti da una soleggiata e caldissima New York. Guardate, forse mi vedete, sono rosso come un peperone, ho preso un sacco di sole in questo. Guardate, vi faccio vedere anche il segno dell'orologio sul braccio, sono proprio. C'ho la bronzatura cosiddetta del camionista, sapete quello, quelle bronzatura, quelle magliette, quelle maniche corte. Vabbè, insomma, veramente un tempo veramente splendido, devo dire, rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato pieno di pioggia, quest'anno è proprio, proprio bello, bello, bello. So che lì in Italia c'è qualche problema, ma insomma, col tempo, però insomma, vabbè, mi spiace per voi, qui stiamo proprio passandocela alla grande. Allora, oggi sarà una puntata bella lunghina, vi siete preparati i panini, tutta quella roba da bere, perché ne avremo per un po'. Sono 3 giorni, sono stati 3 giorni belli pienotti, pienotti. E così niente, vi farò vedere un po' di cose. Allora, prima giornata, venerdì, dopo la trasmissione che ho fatto con voi, sono andato a scusate, no, non aspettate, state in linea lì perché ho sbagliato io a caricare un video. Eccolo qua. Sono andato su vostro suggerimento in Park Slope. Park Slope è una zona di Brooklyn, molto vicino a Prospect Park, ed è una zona splendida, ragazzi, proprio bella, 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 con delle costruzioni proprio belle, 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 e anche qui con qualche chicca che mi è stata segnalata da Forgotten New York. Adesso voi nel video vedrete, un sacco di bei palazzi, di belle cose, e però all'interno di queste vedrete anche delle cose particolari. Scusate la raucedine, ma qui tra caldo e passando dal caldo all'aria condizionata gelida, ecco, succede questa cosa. Comunque, vabbè, non ci facciamo intimidire. Partiamo immediatamente col filmato, così, visto che oggi sarà una puntata un po' lunga, accorciamo i tempi. Allora, sono sceso qui alla stazione di Grand Army Plaza a Brooklyn, ed siamo proprio di fronte al Prospect Park. Ecco, qui si incomincia già ad avere un assaggio delle case che ci sono qui in questa zona, in queste costruzioni. Qui di fronte a Prospect Park, in questa piazza, c'è tanto, adesso fra un po' lo vedrete, ci sono un po' di cose. Ecco, intanto c'è questo busto di Kennedy, il mai dimenticato presidente degli Stati Uniti. E lì dietro c'è questa fontana che si chiama Bailey Fountain, che è stata scolpita nel 1932 e rappresenta la saggezza e la felicità, così riporta la Forgotten New York. Bene, vedo che Andrea ha risolto i suoi problemi, siamo partiti adesso, quindi non hai perso molto. Questa fontana qui all'inizio, e questo è proprio prospiciente il parco. Il park, Prospect Park è diciamo, l'equivalente. Ecco, intanto, vabbè, poi vi dirò. Questo intanto è il grande arco che si trova qua, e anche qui c'è una particolarità. Questo è l'arco dei soldati, cosiddetto. C'è una particolarità che c'è, adesso fra un po' lo vedrete, una statua con Lincoln, Abramo Lincoln a cavallo. E questa si dice che sia l'unica statua che riproduce Lincoln a cavallo. Non ci sono altre rappresentazioni appunto di Lincoln a cavallo. Questa è l'unica. E vi dicevo che Prospect Park è un parco molto grande, è diciamo l'equivalente di Central Park a Brooklyn. Anche qui le persone vanno tutte a correre, vanno a fare jogging, c'è anche un lago grande, insomma, si può andare in barca, insomma, è un po' l'equivalente di Central Park qui a Brooklyn. Ecco, appunto, raffigurazioni dei Defenders, dei soldati, un po' patriottico, insomma, come c'è in molte altre città anche europee, insomma. Ecco, e qui iniziamo a vedere un po' di cose, secondo me, splendide. Qui ho fatto a piedi, guardate, anche qui ho camminato tantissimo, e arriviamo in questo luogo. Questo è il Montauk Club,
Ed è sulla Ottava Avenue e Lincoln Place, ovviamente parlando di Brooklyn. E questo è stato, come dire, nominato, era chiamato un club di gentlemen, uno di questi circoli dove si riunivano le persone. Vedete, è stato completato nel 1891. Ed è una, guardate che bellezza che è. Queste vengono chiamate brownstone houses, cioè fatte di pietra marrone. Vedete tutte queste decorazioni, questi fregi, qui è pieno, questa zona President Street si chiama, in questa zona, nelle zone limitrofe, è tutto così. Vi lascio proprio il gusto di vedere, tra l'altro una zona molto tranquilla, proprio c'era pochissima gente, poca, eravamo di venerdì, cioè non è che fossimo una giornata di weekend. Ecco, questo è un altro bellissimo palazzo, questo si chiama Thomas Adams House e si trova sull'Ottava Avenue e Carroll Street. Questa è una storia, cioè c'era un fotografo che si chiamava Thomas Adams che nel 1860 ebbe l'idea del chewing gum, su quello che inventò il chewing gum, estraendo una sostanza gommosa da alcuni alberi messicani. E fece una fortuna coi chewing gum e quindi commissionò la costruzione in stile romanico di questa casa fantastica nella quale poi andò ad abitare. Ed è proprio bella, bella. E adesso questa sto cercando di affittarla, vedete, for rent. Non so dirvi cosa possa costare affittare quella casa, se non ci vuole uno con altrettanta fortuna rispetto a quello che ha fatto il chewing gum, secondo con queste torri laterali. E questa parlavo con un utente del forum KLM che ho incontrato la sera, poi di questo ne parleremo, e mi diceva che questa zona qua di Brooklyn un tempo non era così rinomata, era un postaccio, insomma, dove non era molto infrequentato anche. E ultimamente invece negli ultimi anni è stato rivalutato e le case sono aumentate di valore, come accade spesso a New York, laddove le case aumentano di valore, a volte lo fanno anche brutalmente per eliminare un po' di frequentazione e quindi è stata rivalutata, adesso è una zona assolutamente bellissima, tranquillissima, con dei costi elevati e insomma abitati da gente, come dire, che non ha grossi problemi economici. Ecco. Ciao Fetentella, intanto saluto anche te che sei unita. Ecco qui, adesso arriviamo pian pianino in un altro luogo. Poi vi dirò. Ecco, dovrebbe essere questo. Qui siamo all'incrocio dell'Ottava Avenue e della 14ª strada e questo è la caserma del 14º reggimento. Questa caserma è stata costruita tra il 1891 e il 1895 ed è tuttora una caserma. Ed è anzi, un centro di veterani, ecco, un centro di veterani.
Ecco, lì in fondo vedete, quello è l'East River, visto dalla parte di Brooklyn, quindi siamo insomma a una certa distanza. Qui anche qui, ragazzi, ho camminato i veramente i chilometri, perché ovviamente voi pensate Brooklyn è enorme e insomma per girare Park Slope, anche questa è una zona molto grande, quindi per girare tutto e per andarvi a cercare questi posti ho veramente camminato tanto, tanto. Però insomma diciamo che è stato piacevole, è una giornata molto calda, molto di sole. Ecco, qui invece arriviamo sulla 7ª Avenue, la 13ª strada, e questo è un altro posto, questa è la Ausonia Clock Factory, cosiddetta. Era una fabbrica di orologi, e questi Ausonia, orologi Ausonia sono ancora oggi oggetti di collezione. E questa fabbrica è stata chiusa nel 1930 e la proprietà è stata trasformata in appartamenti. E comunque le macchine sono state vendute dai russi e comunque gli orologi sono ancora oggi oggetti di culto. Ecco, poi sono andato qui a mangiare e ho visto qui stavano cambiando un condizionatore. Allora io in genere pensavo, come tutti penso, che insomma che qui in America poi alla fine tutti siano specializzati nelle loro cose, nei loro lavori. Invece ho visto assolutamente delle persone, non dico principianti, ma insomma con qualche difficoltà nel montare quel condizionatore, per cui vabbè, insomma, mi sono consolato un po'. E qui invece arriviamo sulla cosiddetto The Second Empire Music School, alla 9ª strada e tra la 4ª e la 5ª Avenue. Questa è una casa fatta un po' di stucchi. È stata la casa di un musicista jazz e di insegnante, Charles Sibieski si chiamava, e fino al 1981. E quando, pensate che quando fu costruita questa casa qui, Park Slope era in aperta campagna, quindi era una casa messa in aperta campagna. Guardate che bellezza anche questa cosa. Ecco, questa invece è una cosa sulla quale mi sono soffermato perché è una cosa che si vede spesso negli Stati Uniti. Questi si chiamano garage sale o yard sale, vengono chiamati. Praticamente sono delle vendite private, delle persone che hanno degli oggetti magari in cantina o nel garage dimenticate e organizzano queste specie di bancarelle e vendono le loro cose a prezzi ovviamente bassi. Questo è molto comune in America, guardate, non so, cioè, girando un po', se uno gira un po' negli Stati Uniti ne vede spesso di queste cose. Vedete vecchie borse, uno che c'è in casa queste cose e che magari vuol disfarsene, ecco, organizza queste vendite, appunto, garage sale si chiamano. Poi ho trovato questo ristorante Villa Rustica, beh, italiana. E qui invece arriviamo in un altro luogo storico, questo davvero storico, all'interno di questo parco, e adesso ci fermeremo un attimo, J.J. Byrne Playground. C'è una costruzione, che fra un po' vedrete, questa è la Old Stone House. Pensate che questa si trova sulla dunque, Quinta Avenue, la terza strada. Pensate che è stata costruita nel 1699 e questa ebbe un grandissimo ruolo nella Rivoluzione Americana, che fu teatro di una grande e cruenta battaglia nel 1776. Non vi faccio adesso tutta la storia perché è un po' lunga. Vi consiglio di andare su internet, su Google, proprio battete The Old Stone House e vedrete proprio la storia di questa, c'è proprio un sito loro, la storia di questa casa. Poi adesso è stata trasformata in un museo e adesso poi ci andrò dentro e vedrete anche l'interno. Poi, vabbè, naturalmente gli hanno aggiunto il condizionatore perché fa caldo, però diciamo che la struttura è stata ristrutturata ovviamente, però insomma è rimasta com'era. The Old Stone House. Andate su Google e leggetevi la storia. C'è stata una battaglia sulla Rivoluzione Americana cruentissima. Adesso vedrete, poi c'è anche un plastico che fa vedere le truppe disseminate. Niente, con oggetti dell'epoca, diciamo, pallottole in pietra, stiamo parlando del 1700, per cui insomma.
Ecco, vedete, c'è questo plastico, vedete lì c'è questa old house bombardata, diciamo, e le truppe dei soldati disseminate sul prato davanti che si fronteggiavano. Questa è la ricostruzione storica. Comunque adesso è lunga, la cosa è lunga, vi consiglio davvero, andate su Google a cercarlo, ve la leggete. Ecco, qui invece arriviamo sulla Quarta Avenue e President Street, questo è il Brooklyn Lyceum, ed è nato come bagno pubblico, vedete, women da una parte e men dall'altra, e nel 1990 invece è stato convertito in caffè e luogo di spettacoli, ed è un centro abbastanza rinomato lì in Park Slope dove fanno appunto spettacoli, la gente si va a intrattenersi lì, e ho visto che c'era anche un programma di spettacoli, per cui molto frequentato. The Brooklyn Lyceum. Il drappo nero non lo so, forse stavano ristrutturando sotto e quindi niente, l'hanno coperto, ma non vi so dire esattamente. Ecco, poi qui sono andato avanti, questo non è segnalato da nessuna parte, ho visto che c'è scritto 1886, penso che sia una costruzione di quell'epoca, e niente, l'ho ripresa, perché adesso da qui in poi vedrete delle bellezze, delle case veramente straordinarie. Qui siamo in President Street, stavo tornando indietro verso la metropolitana, ecco, e adesso vedrete le cose proprio belle, belle, belle. Mi ricorda un po', come dire, la vecchia Harlem, in qualche modo, queste appunto, queste brownstone houses, con le scale che partono dal marciapiede e vanno direttamente in casa. Guardate che bellezza. Ecco, qui, questa è una zona che io ci abiterei volentieri. Per arrivare qui ci vuole un po', nel senso che ci vorrà una mezz'oretta di metropolitana da Manhattan, però insomma, però è una bella zona. Ed è vicina anche a Union Street, che è una strada che è famosa in Brooklyn. Ed è lunghissima, sarà lunga 6 km, insomma, una cosa molto lunga. Ecco, poi ho visto questa chiesa. Ecco, sì, hai ragione Luca, non credo che chi abita qui vada spesso a Manhattan, non ce n'è motivo, credo, ecco, diciamo che non ce n'è motivo. A meno che uno proprio non voglia andare, che ne so, a teatro, vedersi, ma insomma, qui è una zona veramente molto bella, molto bella. Sì, è probabile che magari chi abita qui poi magari vada a Manhattan per lavorare, ecco, questo potrebbe essere uno dei motivi, come dice giustamente Jay. A me piacciono proprio queste sporgenze. Ecco, qui intanto vedete qualcuno che ha deciso di vendere le proprie cose, non di vendere, di regalare, e dice che funziona tutto, c'è un forno, due forni a microonde, una lucidatrice, un tostapane, insomma, magari gente che non sa cosa fare, invece che buttarla, li mette lì e chi vuole passa e se le prende.
Se vi capita, fateci un salto a Park Slope perché è veramente merita. È una zona proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ci sono anche un sacco di posti per poter andare a mangiare qualcosa. Insomma, io mi sono mangiato un hot dog lì, insomma, ho pagato anche poco. È una zona molto meno cara rispetto a Manhattan. Eh? Ecco, qui siamo tornati nel Grand Army, e quello era l'arco che vi ho fatto vedere all'inizio. E qui mi sono addentrato un attimo in Prospect Park, ma insomma poi sono uscito perché è veramente enorme, è veramente grandissimo, veramente tutto quello che avevo camminato non l'ho fatta, a fare anche tutto Prospect Park. Ecco, e qui praticamente si conclude la giornata, il pomeriggio diciamo di venerdì. Invece ecco, sono tornato a casa e qui sono passato dalla zona Times Square. E poi ecco, quella sera sono uscito con Mary Libellula, la mia collega che adesso è ripartita per l'Italia, e la sua amica, e siamo andati a farci un giro. Questa è la mia collega. Lunedì ti mando, lunedì. E qui siamo andati a farci un giro. Siamo andati prima siamo andati a mangiare fuori in un ristorante italiano che si chiama D'Andrea, del quale vi ho già parlato. Si mangia molto bene. Poi siamo andati al 230 sulla Quinta Avenue, dove c'è un club, si beve, c'è una vista bellissima dell'Empire State Building. E poi siamo andati sul Top of the Rock, e questo è il Top of the Rock, New York di sera vista dal Top of the Rock. Sono andato con queste ragazze che non c'erano mai state. Eh sì, ce la spassiamo, sì. Ecco, questo è l'Empire, questa è la vista che c'è. Secondo me il Top of the Rock conviene più frequentarlo di giorno. Secondo me è meglio fare la sera l'Empire e il di giorno il Top of the Rock, perché il Central Park, per esempio, di sera è totalmente buio e non si apprezza, mentre invece di giorno lo si vede molto bene. Qui, ecco, questo è Times Square visto dal Top of the Rock. Eh sì, qui c'è proprio una bella vista, ragazzi. Io dico che se uno viene qui sopra di giorno, proprio si capisce esattamente come è fatta Manhattan. Cioè, è proprio bello, bello, una vista mozzafiato. Poi purtroppo la telecamera è come guardare in un buco. Se non avevo il grandangolo, ma con gli occhi di persona, insomma, vi assicuro che c'è una vista che è mozzafiato. E quello era il Chrysler. Ecco, questi sono i taxi gialli classici di New York, guardate da che prospettiva. Questo per vedere l'altezza del Top of the Rock, che si trova, per chi non lo sa, si trova a Rockefeller Center. E sotto il quale, io lo dico sempre, a fianco all'ingresso del Top of the Rock c'è Auntie Annie che fa dei pretzel al cinnamon, alla cannella, che sono spettacolari. Mangiatevene uno e mi ringrazierete a vita. Questa è St. Patrick. Sento l'ino che cadi, eh. Ecco, poi sono tornato indietro e c'era questo in Times Square con questo serpente, faceva fare fotografie con i turisti. Ecco, e qui finisce la giornata di venerdì. Beh, insomma, un po' di cose ve le ho fatte vedere. Pensate che siamo solo
all'inizio, ragazzi, e quindi adesso avevo detto di prepararvi i panini, cose da bere. Adesso arriviamo a sabato. Allora, sabato è stata la giornata responsabile del colore che vedete sulla mia faccia. Sabato c'è stata la Mermaid Parade a Coney Island, c'ero già stato anche l'anno scorso, e quest'anno l'anno scorso pioveva. Quest'anno ho approfittato di questa cosa per scendere a Coney Island con la metropolitana a Brighton Beach, che è la zona russa, e ho fatto tutto il lungomare andando verso appunto Coney Island, dove c'è la sfilata. E la sfilata, devo dire, quest'anno, l'anno scorso mi aveva profondamente deluso, mi ha dato proprio l'idea della decadenza. Quest'anno invece, devo dire che ovviamente sempre con poco senso, però quest'anno aveva un senso in più, nel senso che col problema della fuoriuscita del petrolio della British Petroleum nel Golfo del Messico, c'è stato, come dire, un aggancio per poter dare una specie di giustificazione a questa parata, che è la Mermaid Parade, vuol dire la parata delle sirene, ed è quella che dà l'inizio alla stagione estiva di Coney Island. Comunque adesso io vi faccio vedere, partiamo da Brighton Beach, che è la zona dei russi, e faccio una piccola premessa. Io qui c'ero già stato altre volte ed era molto più caratterizzata come zona russa. Devo dire che quest'anno l'ho vista molto più integrata, cioè, ho visto molto meno negozi russi, e quelli che ci sono stanno piano piano diventando, mettono le doppie scritte, quindi in cirillico e in caratteri nostri, con scritte in inglese. Insomma, secondo me piano piano sta perdendo un po' la sua caratteristica di zona esclusivamente russa. Comunque adesso ve la faccio vedere, e così iniziamo anche questa giornata di sabato. Eccoci qua, vedete, qui siamo in pieno Brighton Beach, Vladimir's, questo è Vladimiro, tipico nome russo. Ecco, qui siamo in Brighton Beach, come potete vedere. Odessa, ecco, tra l'altro questo quartiere viene chiamato anche Little Odessa, cioè piccola Odessa. The Russian and French cuisine, cioè cominciano ad avere delle integrazioni. Ecco, qui è scritto ancora in cirillico. Sono scritte in inglese e scritte in cirillico, e proprio stanno piano piano perdendo, secondo me, un po' l'autenticità. Poi lì c'è un teatro, ecco, vedete, qui si esibiscono gruppi russi. Questa si chiamerà probabilmente Svetlana qualcosa, non so dirvi. Ecco qui, se passate da Coney Island, una passeggiata fin qui è piacevole, e magari potete dare un'occhiata a questa zona. Vendono anche prodotti tipo caviale, queste cose qua. Io onestamente non mi sono azzardato a comprare nulla perché non so bene di che provenienza siano, per cui ho preferito evitare. Però magari è tutto molto autentico, non ve lo so dire questo. Skovorodka. E qui vedete quella sopraelevata è la metropolitana, quindi la metropolitana, la linea Q, che si prende in pieno centro di Manhattan, che arriva fino qui, fino a Coney Island, Brighton Beach. Vedete, bancarelle in mezzo alla strada, vendono le cose. Vedete, insurance, e poi a fianco c'è l'assicurazione scritta in cirillico, quindi doppia scrittura. E poi c'è un ristorante, l'Italia. Qui passeggiando si sentono le persone che parlano in russo, questo sì, questo vuol dire che c'è una forte comunità russa. Però insomma, diciamo che i negozi, queste cose qui, secondo me stanno diventando un po' come Little Italy, che sta perdendo un po' la sua autenticità.
Ecco, qui siamo sul lungomare invece, qui sono ristoranti acchiappaturisti, vedete Tatiana. E qui sul lungomare, qui ovviamente c'erano le persone che erano in spiaggia a fare il bagno, a prendere il sole, qui me la sono fatta a piedi e ragazzi, cioè non vi dico, poi tra qui e la parata, cioè, sono tornato a casa e mi sentivo bruciare. Ecco, qui le persone giocano a scacchi, c'è una specie di patio. Questi sono tutti russi, questo ve lo garantisco, se entrate qui dentro sentite tutti parlare in russo. E questa è la spiaggia di Coney Island, con gli aerei che trascinano le pubblicità, insomma, poteva essere la Riviera Romagnola, ecco, tanto per intenderci. Ecco, lì in fondo c'è il Luna Park di Coney Island. Ecco, poi c'è una particolarità, anche questo adesso che poi vi documenterò, tanto per dire, queste sono tutte spiagge libere, allora, non ci sono bagni a pagamento, non ci sono cabine, ognuno si porta il proprio ombrellone, si porta il proprio sdraio. A me è capitato in Italia di vedere le spiagge libere che sono in condizioni oscene, cioè molto sporche. Qui vi devo dire che c'è una pulizia che è indescrivibile, anche in questa spiaggia che è libera. Voi non vedete un pezzo di carta, ma nemmeno un mozzicone di sigaretta abbandonato, nulla, assolutamente nulla. Le spiagge credo che vengano pulite tutti i giorni. E un'altra cosa considerevole è che ci sono i bagnini, i lifeguards cosiddetti, eccoli qua, vedete, sotto quell'ombrellone arancione. Ce ne sono uno ogni circa 200 metri e controllano, insomma, che non ci sia nessuno che stia per annegare o che insomma, sono una specie di proprio lifeguard, chi segue Baywatch, la serie televisiva in California sa a cosa mi riferisco. Sono persone che sono lì, probabilmente a pagare, non so, della polizia, che ne so, e sono lì a controllare, insomma, che tutto vada bene, che tutto sia sotto controllo. Sì, manca Pamela Anderson, sì, è vero, però insomma. Però insomma, ecco, questo vi dà l'idea anche qui dell'organizzazione americana. Ecco, questo cartello che dice pericolo, le spiagge dell'oceano sono affette da forti correnti e quindi di stare attenti e la lifeguard è presente dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio e il nuoto è assolutamente proibito al di fuori di queste ore, in modo che insomma, la gente sia anche protetta da questi lifeguard che controllano appunto che non ci siano incidenti. Ecco. Qui sapete che Coney Island ha un progetto di ristrutturazione e fra l'altro una parte, intanto qui siamo all'acquarium, questo è l'acquarium di Coney Island. Io non ci sono mai stato, chi c'è stato mi ha detto insomma, che non è un granché, insomma, ce ne sono, come possono essercene anche in Italia. E vi dicevo che Coney Island deve essere ristrutturato e un'azienda italiana è stata incaricata di occuparsi della parte diciamo, ludica, eccoli, non so, le montagne russe, queste cose qua. E quindi ci stiamo arrivando proprio nella zona più. Proprio pieno Coney Island, dove c'è su queste bancarelle, ecco questo Free Hugs, questo capita, questo si vedono spesso, praticamente uno passa lì vicino e questo dà degli abbracci gratuiti, un abbraccio gratuito, ci sono uomini e donne, adesso qui ho visto solo un uomo, comunque ci sono anche le donne che sono ovviamente quelle più gettonate, e niente, qui chi vuole farsi abbracciare va lì, si fa abbracciare e non paga nulla. Cose americane, proprio queste, americanate. E qui ecco appunto tutto pieno di bancarelle, qui clam bar, cioè queste vendono vongole, cose da mangiare, ice cream, gelati, wurstel, e poi ovviamente si arriva alla patria del wurstel che è Nathan's, che fa un po' vedere, eccolo qua, e qui è dove fin dal 1916 questo è specializzato nella distribuzione degli hot dogs.
molto buoni. Prendete quello classico, originale, e fatevi mettere solo un po' di crauti e un po' di senape in un altro, perché sennò lo rovinate. Ma molto buoni. Pensate, guardate che coda che c'era per prendere l'hot dog qui da Nathan's, che è un posto molto famoso. Guardate che roba. Poi c'erano delle altre code anche dalla strada, ecco queste, io mi sono messo in coda qui, la coda era un po' più corta, per cui insomma in una ventina di minuti sono riuscito a prendermi il mio hot dog. Ecco, qui, qui si può vedere anche come li fanno, vedete queste piastre, tutti questi hot dog, pane. E lì a fianco vedete quelle specie di distributori che distribuiscono ketchup e senape a volontà. Uno si prende lo dog, va lì sotto, se lo riempie di tutte le porcherie che vuole, senape, ketchup, tutto quello che vuole. E ne mette quanto ne vuole. Poi vabbè, poi ci sono ovviamente i distributori dei napkins, cioè dei tovagliolini. E qui incominciano ad arrivare le sirene della sfilata. Guardate questa mi sono soffermato perché era praticamente nuda. Cioè. Mandate i bambini a letto, ragazzi. Ecco, questa era praticamente nuda e niente, ha coperto solo come dire, le parti più intime, ma per il resto era così. No, schifo, insomma, sì, oddio, dipende dai gusti. Sì, qui è ovviamente, ragazzi, la parata di Coney Island, del Mermaid Parade. È così, cioè, l'ho già detto l'anno scorso, è un misto di, non so come dire, di gay pride, di estremizzazione, ma neanche estremismo completo, a parte quella che avete visto di altre cose molto estreme non ne ho viste, anche così, una cosa un po' tra il cattivo gusto e insomma, vabbè. Però insomma ve l'ho documentata anche quest'anno, perché secondo me quest'anno ve l'ho documentata proprio il senso che aveva quest'anno e lo vedrete. Era molto incentrata appunto sul petrolio della British Petroleum che sta sgorgando nel Golfo del Messico e che ovviamente che sta ferendo veramente l'orgoglio nazionale americano. È una specie di carnevalata, ecco, una cosa di un po' di carnevale. Vedete, tutto sul British Petroleum, tutti molto critici ovviamente. Queste sono le persone che stanno arrivando e che stanno andando al punto di raccolta della parata e poi sfileranno, poi lo vedrete, sfileranno con i carri, le auto. Ecco, quelli che veramente lavorano sono i poliziotti, a parte che ce n'erano una quantità industriale, veramente tantissimi, e però si occupavano anche delle transenne, e poi ce n'erano, vedrete sulla sfilata, uno ogni 20 metri che controllavano la gente. Guardate quante persone c'erano, veramente era pieno, Coney Island era assolutamente pieno zeppo. Guardate quanta gente che c'era, questo è un punto di raccolta, di ritrovo, ogni anno c'è questa sfilata e tutti i newyorkesi, i coniani vengono qua. Questo è lo show. Intanto vi dico, anche questo così vi do qualche cenno. Questo è stato costruito nel 1920, si trova su Surf Avenue e Stillwell Avenue. È costruito nel 1920, è stato prima un teatro, era un teatro, poi è diventato un decaduto, un cinema a luci rosse, questo nel 1970, e poi fu chiuso. Intanto vedete qui c'è
questi attivisti Jesus Saves You from Hell, cioè Gesù vi salva dall'inferno, perché questa sfilata è considerata ovviamente per questi attivisti un qualcosa di brutto, insomma. Ecco, questo invece è la stazione metropolitana, che anch'essa è una storia, adesso non l'ho scritta, ma è una storia abbastanza antica. Questa è una delle più antiche stazioni della metropolitana qui a Coney Island. Vedete, i poliziotti ce ne sono veramente uno ogni 20 metri, no? E tra l'altro, ragazzi, cioè, secondo me questi fanno palestra tutti i giorni perché hanno dei fisici, cioè, non vorrei avere a che fare con un poliziotto americano o un poliziotto di questo, vi assicuro che sono molto, molto simpatici anche, molto discreti, ma incutono veramente un rispetto, sono profondo. Questo è l'inizio della parata. Ecco, queste sono le macchine dei che passano. Tra l'altro poi a un certo punto ce n'è stata una che ha avuto una avaria e si è fermata. Si è fermata proprio lì davanti a me e poi sono riusciti a farla ripartire. Ecco, vedete, guardate il poliziotto che controlla, ogni 20 metri ce n'era uno. E i pagliacci, non so a cosa si riferiscono. Ecco, vedete, cominciano a vedersi questi simboli, cioè tutte le persone sporche di nero, di petrolio, vedete, British Petroleum, tutti macchiati di petrolio. Questa lascia proprio poco all'immaginazione, anche i bambini piccoli, guardate, cioè non vorrei essere in quel bambino. Ecco, questa è la macchina che si è fermata e poi è ripartita tra il tripudio generale. Sono riusciti a farla partire. Non so cosa gli abbiano fatto. Ho visto che gli hanno messo dentro dell'acqua, probabilmente c'è il motore che si è surriscaldato. Ecco, anche qui i bambini, guardate, poverini. Cioè, non so se sia stato un piacere o una sofferenza. Scuola delle sirene. Ecco,
sirene sopravvissute al petrolio della British Petroleum, all'uscita del petrolio. Ecco, diciamo che quest'anno, insomma, ecco, un altro bambino, questo piccolissimo. Quest'anno diciamo che secondo me almeno un senso gli sono riusciti a darglielo, ecco, con questa causa di questo petrolio fuoriuscito, insomma, sono riusciti a dare un senso secondo me a questa parata. Questo è veramente il cattivo gusto in persona. Ecco, galline del mare uccise dalla British Petroleum. Ecco, qui mi sono soffermato perché questi qui volutamente oversize, sirene oversize, tutto come dire naturale, vi assicuro, tutto naturale. Ecco, qui non traduco letteralmente, come comunque dice, grazie alla British Petroleum per aver rovinato la mia estate. Ecco, è scritto più volgare, però insomma ve lo dico così. E questa è la conclusione, poi questo è un carro che conclude tutta la parata. Ovviamente ho fatto un montaggio perché è durata circa 2 ore e mezza questa parata, per cui ho scelto solo qualche momento secondo me più rilevante. E qui niente, qui sono tornato a Natas e qui invece mi soffermo su alcuni fabbricati segnalati appunto da Forgotten New York. Questo che adesso vedrete, il Popper Building, questo qui è sempre sulla Surf Stillwell Avenue, è stato costruito nel 1904 ed era una distilleria e una taverna, e dal 2002 è diventato una galleria d'arte. Ed è proprio lì a fianco a Natans. Quello è il Cyclone, vabbè, le montagne russe del parco di divertimento. Ecco, questa invece è la più antica costruzione sulla Surf Avenue, essendo stata costruita nel 1880. È stata totalmente rifatta nel 1980. L'unica parte che è rimasta intatta era quella mansarda che avete visto un po' storta. E questo invece è il Terminal Hotel, vicino alla stazione della metropolitana, che è su Mermaid and Surf Avenue, che è ancora in attività. È stato costruito nel 1903, ma è ancora in attività. E qui finisce il pomeriggio di Coney Island. Poi la sera mi sono trovato con Mary Libellula e KLM, che è un utente del forum che un po' che non frequenta, sto cercando di convincerlo a rientrare, che lavora lì a New York, abita lì, e ci ha portati in un posto molto bello che non conoscevo, e si chiama Hudson River Park, che è in fondo a Christopher Street sull'Hudson River, e hanno costruito su questo molo un parco che tra l'altro mi ha spiegato che viene chiuso di notte ed è controllatissimo, ed è un posto molto carino. Di giorno ci sono le persone che vanno lì a prendere il sole, un piccolo parco. E niente, la sera vedi, c'è questa bella vista sul New Jersey, dall'altra parte quell'orologio piccolo rosso che avete visto fa parte del Colgate Building, dentifricio. Insomma, qui c'è proprio una bella vista del New Jersey, quindi ve lo dico, si chiama Hudson River Park, è in fondo a Christopher Street sull'Hudson River, e ecco, da questa parte se vedete c'è Manhattan. Questo è un Empire di sera, e dall'altra parte del fiume c'è appunto il New Jersey.
È un posto molto tranquillo, ho visto famigliole che andavano lì a prendere il fresco, cioè, si sta proprio bene. C'era un venticellino, anche questo corresponsabile della mia reucedine, ma comunque proprio un posto carino, 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 proprio, stava proprio bene, un bel fresco. E quella è Jersey City. Ecco, e qui niente, qui finisce questa cosa di sabato e insomma, credo di avervi dato qualche cosa nuova da vedere, insomma. Bene ragazzi, e adesso arriviamo a ieri. Allora, Mary Libellula secondo me ha avuto una grandiosa idea ieri e me l'ha proposta, come al solito ho accettato e sono sempre pronto a qualsiasi cosa. E abbiamo pensato di farci questo tour in bicicletta, ce ne sono vari. Ne avevo già accennato l'altro giorno. Il sito si chiama Bike and Roll e loro organizzano vari tour. C'è un tour a Central Park, uno addirittura a Governor Island. E noi abbiamo scelto di fare l'Hudson River e Brooklyn Bridge. Praticamente è un tour che dura circa 3 ore. E si percorrono circa 25 miglia, ecco, quindi una bella pedalata. Piacevole. L'unico punto dove siamo stati un po' in crisi è stato quando a un certo punto passa da Manhattan per andare a Brooklyn, fa il Williamsburg Bridge e la salita è stata notevole. E poi una volta scesi da Williamsburg Bridge, dalla parte di Brooklyn, abbiamo fatto il ponte di Brooklyn in salita dalla parte appunto di Brooklyn e anche quella è stata bella dura dura dura. Ho visto un indiano che stava andando in bicicletta, a un certo punto mi ha guardato negli occhi disperato, non ce la faceva più, però insomma ce l'abbiamo fatta, insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta, le biciclette sono tenute molto bene, è obbligatorio il caschetto e comunque io credo che c'è una guida anche che vi accompagna ovviamente, che fa delle soste e spiega un po' ciò che si vede. Secondo me è una buona alternativa, come vi avevo già detto, al giro con l'autobus. Quindi niente, siamo arrivati in questo posto e diciamo, il noleggio delle bici e la partenza del tour è vicino al Circon Line, dove parte il traghetto della Circon Line, quindi in fondo alla 42esima strada sull'Hudson River, e questo punto di raccolta dove sono tutte le biciclette, e da qui si parte e si fa il tour che io vi ho documentato ovviamente e che adesso vi propongo. Adesso vedrete subito Mary Libellula alle prese con la sua bicicletta, eccola qua. Lì è da dove parte il traghetto della Circon Line. Questo sono io. Ci siamo proprio divertiti, divertiti. Adesso qui si parte e si è arrivati a questa prima sosta. Questa è la guida. Relax a little bit, the bikes have a little bite. Stay to look like sails on a ship. E questa guida racconta un po' dei building che si vedono, molto incentrati sul costo. Come spesso accade, la cosa che interessa di più è quanto costano. So it's about a 1,000 square foot apartment, it's like $2 million in there. Now, has anybody been over to the High Line? You see those people walk? It's $8 million. The black and white building that just opened up 2 years ago, so they're like $3 to $6 million. So in typical New York fashion, go there. It's for young and hip and cool, like when you're from Toronto, you know? So it's just beautiful. It's really, really, really beautiful. Ecco, insomma, questo è l'albergo che si trova sull'High Line, dello Standard, mi sembra che si chiami. E niente, questa appunto è stata la prima sosta che abbiamo fatto dopo circa 10 minuti di bicicletta. Qui, ma dove vai? Bellezza in bicicletta. No, 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 no.
Vabbè, è stato divertente, siamo divertiti. Anche qui abbiamo preso il sole, eravamo belli rossi rossi al ritorno. E qui siamo arrivati a... Aspettate, ecco, qui siamo in... sì, qui siamo, ecco, qui siamo arrivati in una zona dove c'è la più antica scuola di New York, che adesso vedete, qui siamo in Battery Park praticamente, vicino a Battery Park, un po' prima di Battery Park per la verità. E questa adesso che vedrete sulla destra, ecco, questa ci ha detto proprio questa guida che è la più antica scuola di New York, la più prestigiosa anche. Poi andando avanti, siamo arrivati a Battery Park dove c'erano degli aerei che facevano delle evoluzioni. Intanto qui, vabbè, siamo vicini a Ground Zero. Ecco, vabbè, prima di parlarvi di quell'altra cosa vi dico questa. Questo è Winter Garden e questa guida ci ha dato una bella dritta, nel senso che se voi andate a vedere Ground Zero dalla parte solita della strada, vedete solo dei grandi seccati, vedete un pochettino le costruzioni che stanno salendo. Se invece entrate da questa parte, Winter Garden, riuscite a vedere proprio il cantiere. Infatti, adesso purtroppo qui inavvertitamente è stato schiacciato un pulsante della mia telecamera che ha messo l'esposizione un po' troppo aperta, ma qui, ecco, da qui si vede proprio tutto il cantiere e l'evoluzione dei lavori, dal di dentro di Winter Garden. Winter Garden che è stato danneggiato durante l'11 settembre, ma che è stato assolutamente rimesso a posto e che è fruibile. Quindi questa è una dritta che vi do per guardare, per vedere i lavori di Ground Zero, entrate in Winter Garden e lo vedete proprio bene, 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 bene. Ecco, qui abbiamo ripreso la bicicletta e siamo andati, ecco, vedete queste evoluzioni di aerei? Ieri c'era questa cosa e l'avevo documentata. Qui Mary Libellula giura di aver visto Mr. Big, che passeggiava con la sua compagna thailandese. Io non so, non ci ho fatto caso. Ci siamo anche fermati, siamo tornati indietro a vedere se lo rivedevamo. Ma poi non l'abbiamo più visto. Ma lei dice che passava da lì, insomma, passeggiava da quelle parti, dice di averlo assolutamente visto. Vabbè. Qui invece siamo arrivati a Bowling Green. No, Mr. Bean, forse ho detto Mr. Bean, Mr. Big, è quello di Sex and the City. Scusate se forse ho detto una cosa io. Qui siamo arrivati, ecco, al solito toro, sempre in bicicletta, e qui ho fatto una soggettiva mentre andavo con la telecamera. È carina sta cosa, fare New York in bicicletta, guardate, è proprio carina, carina. Oh, poi qui finalmente sono riuscito a capire una cosa che ho chiesto appunto a questa guida. Qui siamo arrivati al Pier 17 dove c'è il mercato del pesce e io, come vi avevo detto già l'altra volta, questo mercato del pesce l'ho sempre visto chiuso. Allora ho chiesto a questa guida, il quale mi ha detto che effettivamente da circa un anno e mezzo è stato chiuso e il mercato del pesce è stato spostato 10 miglia a nord. Qui siamo sotto il ponte di Brooklyn dove appunto siamo fatti fare le fotografie, eccetera. E diceva che questo mercato del pesce è stato spostato 10 miglia più a nord ed è stato totalmente rifatto con aria condizionata, tutte cose a vetri, c'è cioè una cosa molto bella. E questa è la ragione per la quale lì non c'è più. Qui intanto stiamo rientrando verso Manhattan, questa è la zona di Chinatown, dal quale abbiamo preso il Williamsburg Bridge e poi... vabbè, insomma, poi abbiamo preso il Brooklyn Bridge dall'altra parte e qui ci siamo fermati per fare le solite fotografie classiche, insomma, che vi ho già proposto anche tante altre volte. Qui non ho ripreso, non mi sono fatto riprendere io o non ho ripreso Mary perché eravamo in condizioni non, come dire, non presentabili, ecco, diciamo così, eravamo di belli distrutti.
Ecco, e qui, niente, qui finisce anche la giornata di ieri e quindi vi ho documentato anche questa cosa. Ecco ragazzi, penso che oggi abbiamo fatto una bella cosa, vi ho fatto vedere un bel po' di cose e non vi potete lamentare. La puntata di domani sarà, penso, molto più corta perché oggi ho intenzione di andare in un luogo, non so quanto mi offrirà, comunque io comunque ci andrò, ve lo documenterò e ne riparliamo domani. Io niente, vi ringrazio di essere stati con me fino adesso, visto che siete stati anche abbastanza numerosi. Vi ringrazio, noi ci vediamo domani come al solito. Io credo che sia stata oggi una bella puntatina. Avete finito l'acqua, avete finito i panini, a questo punto potete tornare alle vostre attività normali. Vi saluto, ci vediamo domani e vi lascio con il solito e grandissimo ciao!